Sono lieto di presenziare anche quest'anno a questa importante iniziativa organizzata dalla Prologo e per questo intendo innanzitutto ringraziare il Presidente Bruno Iuti. Come sapete, commemoriamo i caduti in mare durante la mareggiata del 24 maggio 1927. La nostra cittadina ha sempre vissuto in simbiosi con il mare. Per secoli i nostri intrepidi pescatori hanno affidato al mare la sussistenza delle loro famiglie. Ma così come il mare spesso dà, talvolta può anche togliere. E quel 24 maggio si prese la vita di molti nostri pescatori, che nonostante le condizioni climatiche avverse, decisero di varare le barche pur di non perdere la giornata di lavoro. Travolti dalla tempesta, alcuni delle barche non riuscirono a rientrare, venendo poi rovesciate dalle onde mentre i naufraghi tentavano di aggrapparsi alla speranza. Erano altri tempi, per quegli uomini restare a casa anche per un giorno avrebbe significato non mangiare, non fare mangiare le proprie mogli e i propri figli. Erano tempi in cui esisteva solo il valore del sacrificio e si disconoscevano le più elementari forme di tutela del lavoro. Ecco perché iniziative come queste servono anche a ricordare che i diritti dei lavoratori sono stati ottenuti a caro prezzo e pertanto non devono mai essere dati per scontati. Quel giorno morirono 15 persone, eroi caduti nella ricerca disperata del pane quotidiano, in quel mare che per loro è stato contestualmente vita e morte. Adesso do l'elenco delle persone decedute nella mareggiata del 24 maggio 1927. Cacciola Francesco, di anni 23. Calabro Domenico, di anni 16. Di Biasi Natale, di anni 23. Di Maio Rosario, di anni 35. Fedele Gaetano, di anni 46. Fedele Vincenzo, di anni 44. Foti Antonio, di anni 35. Foti Antonio, di anni 21. Foti Carmelo, di anni 56. Foti Vincenzo, di anni 67. Foti Carmine, di anni 17. Musumeci Giacomo, di anni 46. Padami Antonino, di anni 27. Salerno Basilio, di anni 19. Panuccio Rosario, di anni 19. Soprannome, Carmine, Marrazzo, Melma, Cornuraro, Basili, Piscio Panaro, Nenna. Questi sono la Prologo che ci invita ogni anno a questo momento, grazie alle autorità civili che sono sempre presenti, ma grazie soprattutto a voi che partecipate. E voglio soltanto darvi un monito, una frase che mi ha colpito e che penso dia il senso giusto al momento che stiamo vivendo. E dice questo: ricordati di non dimenticare. Una frase che è un paradosso, ma che in realtà oggi nella nostra società, dove tutto viene archiviato, che significa dimenticare, significa lasciare alla storia, lasciare al passato. È bene che questa frase resti nella nostra mente. Ricordati di non dimenticare, mai. Soprattutto quando si tratta di eroi. Eroi non speciali, ma eroi della vita quotidiana. Uomini che hanno dato la propria vita per sostentare la famiglia. Molti sono morti nel paese dove vivevano, ma pensate quanti sono morti lontano da casa e non hanno fatto più un ritorno. Questi sono eroi e come tali vanno celebrati, come tali vanno ricordati, perché bisogna lasciare il testimone alle nuove generazioni. La musica ha un compito importante in questo. Non serve soltanto ad essere un coronamento, un simbolo, un aspetto di una cerimonia, una melodia che ci può fare rattristare, ricordare un evento in maniera mesta. No, questo no. Anche perché gli antichi popoli amavano ricordare e onorare i propri eroi
attraverso i canti e i suoni degli strumenti, perché la musica ha il dovere sempre di essere presente in tutti i momenti della nostra vita. La musica ci aiuta a ricordare di non dimenticare.